Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini, grazie all'assistenza tecnica di Daniele Bulgarini. E allora il mini campionato che dovrà decidere una squadra che farà compagnia a Sassuolo e Verona, già promosse in Serie A solo sabato scorso, comincia questa sera qui da Monpiano con Brescia e Livorno di fronte alla Brescia, sesto classificato, il Livorno terzo classificato con l'amaro in bocca per non essere riuscito per poco a ottenere la promozione diretta senza passare dai playoff. Brescia che ha chiuso la stagione regolare con 62 punti, il Livorno 80, 18 punti di differenza, eppure il regolamento è questo: si va ai playoff, gara di andata oggi qui a Brescia, il ritorno domenica alle 20:45 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Attenzione al Livorno con Belingheri da fuori, tiro che termina di poco alto sopra la traversa, probabilmente Arcari non aveva visto partire la conclusione, si è tuffato un po' in ritardo, comunque non aveva centrato lo specchio della porta Belingheri. Ancora Andrea Caracciolo che cerca di superare un avversario da terra, riesce a servire Scaglia sulla posizione di ala sinistra, il cross di Scaglia al centro, Corvia ci arriva con la punta del piede ma non riesce a dirigere dove avrebbe voluto il pallone, anche perché c'è stato un tocco da parte di De Carli che dice all'arbitro: guarda che nel rimpallo ha toccato per ultimo Corvia. Secondo l'arbitro si tratta invece di calcio d'angolo e dunque tiro dalla bandierina in favore del Brescia che si riporta avanti nel conto dei corner 5-4, battuto Arcuato, colpo di testa a rete, il vantaggio del Brescia con un colpo di testa di Andrea Caracciolo che si è portato in avanti ed è stato colpevolmente lasciato libero di colpire nel cuore dell'area piccola. Qualche polemica da parte del Livorno su questo calcio d'angolo, ma qua il Livorno deve recitare la mea culpa perché un giocatore come Caracciolo non può colpire di testa su azione d'angolo da dentro l'area piccola, in pratica da un metro dal portiere Mazzoni. Brescia 1 Livorno 0, 35esimo, Andrea Caracciolo. Attenzione. Belingheri la conclusione, Arcari ci arriva con la punta delle dita e mette in corner il pallone che probabilmente sarebbe terminato alto, però Arcari non ha voluto correre rischi, colpo di reni e deviazione in corner, la risposta del Livorno c'è stata, calcio d'angolo. Attenzione in aria, il pareggio del Livorno, il pareggio della Livorno su un errore difensivo da parte della difesa del Brescia, si è trovato il pallone per abbattere proprio lui, Paulinho il bomber, e ha segnato il gol pesantissimo del pari. Paulinho segna, gol facile facile, ma qui la difesa del Brescia ha fatto peggio di quella del Livorno in occasione del gol di Andrea Caracciolo, e ce ne voleva, c'è anche un giocatore del Livorno a terra, ma su un rilancio dalla destra praticamente si sono scontrati il portiere Arcari, De Maio, Arcari ha perso palla, Paulinho da uomo d'aria di rigore è andato a colpire prima col petto e poi con il destro e a mettere il pallone in fondo al sacco. Al quinto minuto della ripresa Brescia 1 Livorno 1, ha pareggiato Paulinho. In corsa corta, tagliato in aria il colpo di testa di Emerson, pallone che si impenna, ancora un colpo di testa, pallone pericolosamente nel cuore dell'area di rigore del Livorno, cerca di addomesticarlo Andrea Caracciolo, serie di finte, pallone alla centro, ancora la girata, pallone che termina alto sopra la traversa e qui ha ballato la difesa del Livorno. La conclusione finale è stata di Corvia, Finazzi ancora per Rossi, Rossi ancora, si avvicina tutto il Livorno in protezione dei propri 16 metri, ancora il tentativo di conclusione, la prudenza di Mazzoni sul tiro da fuori di Finazzi, vola Mazzoni e mette in corner, emozione al 93esimo, gran tiro del brasiliano Finazzi che finora si è un po' sacrificato in ruoli di copertura, uscito Sodigna, è andato più avanti e insomma ha fatto vedere che il tiro ce l'ha buono anche lui. Ma seguiamo questo calcio d'angolo prima di commentare, ancora la colpo di testa, palla alta sopra la traversa, Mazzoni salva la sua porta sul tiro di Finazzi, 96esimo, scocca in questo momento Ciampi, fischia in questo momento, finisce 1-1 tra Brescia e Livorno, un gol per tempo, Caracciolo per il Brescia, Paulinho per il Livorno, domenica il ritorno, ma il Livorno consente, conserva un'ampia possibilità di qualificazione visto che ha 2 risultati buoni su 3, visto il miglior piazzamento in classifica.